2018, prima che si chiuda, deve festeggiare qualche cosa di molto importante e noi in un certo qual modo lo festeggiamo attraverso una conversazione. Lo festeggiamo anche sollecitando la curiosità dei nostri ascoltatori, prossimi lettori e magari prossimi ascoltatori di un gruppo musicale che ha fatto storia, ma sarebbe molto sbagliato dire ha fatto storia. Continua a fare storia, nonostante tutto. Tiberio Snaidero, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno e benvenuto. Benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare una storia lunga 50 anni. 50 in questo caso non possiamo ridurlo solamente ad un numero. 50 anni sono un viaggio nella leggenda, nella musica, un viaggio anche nella costruzione di un mito, perché il mito in sostanza è qualcosa che si costruisce e questi signori, che scopriremo fra poco, il mito lo hanno saputo veramente costruirlo, ma lo hanno costruito non facendo l'occhiolino al pubblico, ma lo hanno costruito il mito pensando veramente a quello che era il loro progetto. Leggo in quarta di copertina che Tiberio Snaidero ha insegnato lingua e cultura italiane nei licei e nelle università di Berlino e New York. Come ricercatore e autore si è occupato soprattutto dell'approccio interculturale alla mediazione linguistica. E qui mi fermo, Tiberio Snaidero. Che cosa è l'approccio interculturale alla mediazione linguistica? Beh, devo dire che questo volumetto sui Led Zeppelin è un po'... E allora l'abbiamo svelato qual era questo progetto musicale, per l'appunto quello dei Led Zeppelin. Stava dicendo? Ah, pardon, ho fatto una cazzata. Non c'è nessun problema. È il libro della filosofia dei Led Zeppelin, quella che tra poco andremo a scoprire grazie alle sue parole. Certo. Prego. Chiedo scusa per ma la si mia immagini. Ingenuità. Comunque, questa operetta è qualcosa di nuovo nella mia attività di ricercatore. Io mi occupo essenzialmente di didattica della lingua, legata alla cultura italiana, e ho analizzato nelle precedenti pubblicazioni il modo in cui si può, a mio parere, insegnare al meglio, tenendo presente degli aspetti anche culturali delle varie civiltà che si pongono a confronto. E questo è un dato importante anche per entrare in connessione con quanto lei ha scritto in questo breve ma intenso saggio dedicato ai Led Zeppelin. Però Tiberio Snaidero, la figura dei personaggi che compongono il gruppo dei Led Zeppelin lo vede da un punto di vista molto suo, molto particolare, ovvero dal punto di vista filosofico, perché la scelta di leggere la musica dei Led Zeppelin dal punto di vista della filosofia, che sembra molto lontana, no, a tutta prima, però chi già conosce i Led Zeppelin sa che non è solamente musica, è un modo di vivere, è un pensiero sul nostro vivere, quindi tutto questo e molto altro ancora è filosofia. Come mai ha scelto questa prospettiva, Tiberio Snaidero? Devo dire che io sono un fan delle Zeppelin. Prima ancora di scrivere questo libro, è un gruppo tra quelli, anzi il gruppo che amo di più nell'ambito della storia della musica rock. Ero recentemente in alcuni miei riascolti, recentemente voglio dire un anno fa, prima di mettermi a scrivere il libro, avevo cominciato a rendermi conto del carattere straordinariamente audace o spinto di alcuni testi, che ascoltandoli non mi ero ben reso conto, e poi controllando la trascrizione avevo avuto conferma di quello che mi era sembrato. E allora stavo meditando, so che a me piace un po' scrivere sulle cose, riflettere, ricercare, di magari impostare un articolo, un saggio basato sui testi. Poi mi è stata fatta notare l'esistenza di questa interessante collana, che è musica contemporanea, di Mimesis, che è una creatrice soprattutto filosofica. C'è una serie di
di volumi che su musicisti, specialmente rock, ma anche jazz o pop, che, come dire, il cui sopratitolo è La filosofia di, e quindi invita all'interpretazione anche culturale, approfondita, filosofica, all'applicazione della filosofia a fenomeni musicali. La filosofia ovviamente si può applicare a qualsiasi genere di fenomeno, ma mi sono reso conto, impostando il lavoro, che analizzando non solo i testi, anche la musica, il tipo di vita che avevano menato, le copertine dei dischi, riguardando i video dei concerti, ascoltando le loro dichiarazioni, i Led Zeppelin non solo potevano essere come qualsiasi cosa interpretati filosoficamente, ma anche, a mio parere, ed è quello che ho cercato di dimostrare nel libro, intenzionalmente hanno voluto comunicare qualcosa. Quel qualcosa che loro hanno voluto e a un certo punto dovuto comunicare, perché era veramente ormai diventato un dovere seguire quella strada. E noi, seguendo ancora la strada della filosofia, in apertura del libro, nelle prime pagine, Tiberio Snaidero fa delle citazioni che possono persino spaventare, no? A tutta prima, parlando dei Led Zeppelin, e mette insieme, pensate, Socrate, Heidegger, Sartre, Kant, Schopenhauer, Rousseau, Aristotele, Nietzsche, Freud, Benjamin, Deleuze è una figura importante per comprendere i Led Zeppelin, e poi ancora Adorno, Agostino, Agrippa, Bataille, niente meno che Lacan, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, e via di questo, fino a Zizek, e via di questo passo. Però ha scelto un percorso non basato sulle citazioni, ma concentrato in tre parole che veramente sono la sintesi per comprendere filosoficamente, ma non solo, i Led Zeppelin: estasi, etica, estetica. Ecco, queste tre parole, che non sono una triangolazione, ma sono veramente un'osmosi continua tra le tre, quindi c'è una comunicazione una nell'altra, hanno creato quello che è il mito, e hanno creato soprattutto la musica dei Led Zeppelin. Senz'altro. Adesso io non vorrei che un eventuale lettore molto ferrato in filosofia prendesse tra le mani il mio volumetto e rimanesse poi deluso, perché all'inizio, nelle prime pagine, come ha ricordato lei, dell'operetta, io lascio intendere che i Led Zeppelin sono stati effettivamente interpretati da altri scrittori, da filosofi, come dire, di professione, usando le nozioni, i concetti, i tagli interpretativi dei filosofi che ho menzionato, che ho elencato, e altri poi ne ho aggiunti di possibili, ecco. Ma in realtà faccio subito notare che se io avessi davvero seguito una strada di storia della filosofia, il libro sarebbe diventato qualcos'altro. Ecco, la decisione di coagulare attraverso etica, estetica ed estasi l'analisi nasce dalla convinzione che queste tre categorie permettono, meglio di altre, di compendiare il fenomeno Led Zeppelin, da un lato. Dall'altro, poi suggerisco, anzi informo il lettore, che nel corso della trattazione piuttosto agile, si tratta di un libretto di neanche 150 parole e pagine, preso in considerazione dal punto di vista proprio delle chiavi interpretative legate anche all'analisi del discorso, tutti gli aspetti che hanno a che fare con il gruppo, con l'entità, anzi con la famiglia di Led Zeppelin. Entità nel senso che è un qualcosa, l'unione di questi di quattro musicisti, Plant, Page, Jones e Bonham, che è esistita solo grazie a una sorta di
quinto magico elemento che alchimicamente li ha messi insieme, li ha permesso di produrre tanti capolavori, perlomeno nell'ambito dello stile rock, della musica popolare. Quindi, al di là di un'analisi strettamente filosofica, su cui indugio soprattutto all'inizio e alla fine del libro, per il resto mi sforzo di mettere in evidenza quello che la personalità dei quattro musicisti, il contenuto dei testi, il tipo di musica, il loro comportamento ai concerti, le copertine, hanno contribuito a veicolare. E poi andremo a parlare delle copertine, senza dubbio, perché le copertine di quei tempi, i tempi dei Led Zeppelin, erano veramente altra storia rispetto a quello che c'è adesso. C'era veramente un valore grafico. Però, Tiberio Snyder, vorrei fare un passo indietro fondamentale. Noi stiamo da qualche minuto parlando di Led Zeppelin, di questo anniversario, 50 anni dalla nascita di questa band rock leggendaria. Ecco, per chi non avesse mai ascoltato Led Zeppelin, per chi non li conoscesse, ecco, come sono nati? Chi era Led Zeppelin? Led Zeppelin erano Jimmy Page. Tant'è vero, chiedo scusa che io ho commesso un lapsus diverse volte, me ne sono reso conto quando lei l'ha usato il plurale. Io invece ho usato diverse volte Led Zeppelin al singolare, perché ho il terribile vizio da sempre di identificare forse troppo Led Zeppelin con Jimmy Page, però purtroppo è un mio antico vizio. E lei non ha commesso un errore, al contrario, non solo perché sono identificabili per le ragioni che spiego tra un attimo con Jimmy Page essenzialmente, ma anche per ragioni grammaticali. A differenza, non so, di The Beatles o The Rolling Stones, il gruppo si chiamava proprio Led Zeppelin, senza articolo. E inoltre, per come si è presentato e per la storia, per la sua estetica musicale, ha molto più a che fare il fenomeno Led Zeppelin con l'idea di una entità, di una unità indivisa, e queste non sono mie parole, sono più parole dei tre superstiti all'indomani della morte del batterista John Bonham nell'80, che, come dire, determinò lo scioglimento del gruppo, assieme alle parole redatte, elaborate assieme al produttore Peter Grant, in cui comunicavano al mondo che era impossibile per la loro unità indivisa continuare così come erano prima. Però parlavano di Jimmy Page. Jimmy Page era il leggermente più anziano degli altri, tra 2 o 4 anni rispetto agli altri musicisti. Lui aveva 26 anni quando ebbe l'idea, una volta terminata l'avventura degli Yardbirds, un gruppo mitico nella storia del rock, perché vede al suo interno come lead guitar prima Eric Clapton, poi Jeff Beck e quindi Jimmy Page. Sono alternati i tre forse più grandi chitarristi perlomeno del rock nati in Inghilterra. Insomma, finisce questa avventura e lui parla con Peter Grant, che era il produttore esecutivo degli Yardbirds. Dice di avere un progetto molto chiaro in mente, musicale, un progetto che metta insieme quella che lui sintetizza con le parole light and shade, cioè lui vuole mettere insieme luce e ombra, vuole mettere insieme Led, piombo, e Zeppelin, cioè un dirigibile, qualcosa che vola, pesante e leggero, dolce e soffice e violento. Aggressivo, folk e rock è più duro, blues e rockabilly, e country e qualsiasi altra forma musicale potesse sembrare utile alla realizzazione del progetto. La cosa infatti che caratterizza i Led Zeppelin, per chi non li conoscesse bene, o Led Zeppelin senza I, è la varietà tra un album e l'altro, all'interno dello stesso album e addirittura all'interno della stessa canzone. E Jimmy Page
è fondamentale non solo perché il progetto è nato nella sua mente, né perché è stato un grandissimo chitarrista e compositore, ma anche perché era responsabile del suono del gruppo. Si avvaleva cioè di diversi tecnici del suono, li cambiava, ma dietro i mix c'era sempre lui. C'era sempre lui, perché lui aveva una possibilità straordinaria, musicista, arrangiatore, era veramente la parte più plurale del progetto Led Zeppelin Pages. Sì, esatto. Nella prego. Prego. Sì, una cosa anche curiosa dell'evoluzione di Page è che se noi guardiamo, ed è possibile per fortuna farlo, le prime prove dei Led Zeppelin, sono dei video che lo testimoniano, vediamo questo un giovane uomo abbastanza intimidito sul palco, indossare improbabili maglioncini a rombi, che guarda per terra, pur i capelli lunghi e la barba, e fa il suo, suona benissimo, ma non è assolutamente l'animale da palcoscenico che diventerà nel corso della parabola. La parabola, ricordiamolo, che durerà solo 11 anni, dall'esordio del 69 con 22 dischi fino all'ultimo disco del 79 con alcune pause in mezzo, e diventerà, assieme al suo al cantante Robert Plant, diventeranno Plant e Page le icone, i modelli indiscussi dei rock gods, una sorta di semidei ammirati, amati, quasi temuti da folle osannanti, a cui si ispireranno un'infinità di band successivi. Tiberio Schneider, lei nella copertina del libro pone altre parole, visto che il nostro appuntamento si chiama Il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare, no? Abbiamo già parlato delle tre parole poco fa, e adesso parliamo di un altro aspetto, cioè l'edonismo vitalista e la volontà di potenza. Qui la parola potenza è veramente un cardine importante, che non si tratta di dire sono forti, nel senso che quando ci piace una cosa dice sei forte, però la potenza musicale che hanno espresso i loro brani è sicuramente qualcosa che nel corso del tempo riuscirà poi a esprimersi al meglio. Oso pensare che ancora oggi forse l'espressione non la possiamo ancora cogliere al meglio. La volontà di potenza è da intendere proprio in senso nicciano, magari attraverso le persone, l'interpretazione di Deleuze, per tornare a fare i filosofi e i discorsi seriosi, è da intendere come una pulsione creatrice che non ha mai termine, è come una celebrazione della capacità di reinventarsi in continuazione e di cogliere e lanciare e cambiare sempre nuove traiettorie. È una volontà anche di imporsi. Quando suonavano ai loro concerti, sono sempre sold out, è per una scelta estetica e direi a questo punto proprio filosofica, l'amplificazione dei Marshall o degli amplificatori Marshall usati dal gruppo era di un volume che non era mai stato usato prima. C'era proprio la determinazione a investire anche con la forza dei watt il pubblico che era a corso a osannarli. E lo stesso Eric Clapton, cui capitò di assistere a uno dei loro concerti, non apprezzava questo genere di impostazione e definiva il suono trasmesso dai diffusori dei Led Zeppelin unnecessarily loud, cioè inutilmente rumoroso, inutilmente forte. Eppure questo aspetto per loro era molto importante, è una sorta di, si trasforma se si guardano dei video molto belli che ci sono soprattutto dall'uscita di un DVD che le raccoglie e che si chiama proprio DVD, le DVD che non ci sono una decina di anni fa, e mostrano al loro meglio, proprio al meglio sono Square Garden nel 72-73,
in quei tornei lì, oppure anche all'Earls Court di Londra nel 75, forse il loro punto più alto. Si ha come la sensazione, anzi si ha come la certezza, che di assistere a una messa pagana. I quattro, e soprattutto i due frontman, Page e Plant, stanno nel palco e saltano, si muovono, soprattutto Page, e Plant invece ben piantato sulle gambe, col petto in fuori, un uomo di una bellezza virile straordinaria, di una sensualità dirompente, e governano in maniera evidente la folla. Poi ci sono certi momenti all'interno del concerto che vogliono ribadire questo dominio. Per esempio, quando Page all'interno di un brano si chiama Dazed and Confused, che era stato pubblicato nel primo disco, inizia un assolo adoperando l'archetto di un violino, cosa mai vista fare in un concerto rock, quasi accreditandosi come star della musica anche al di fuori della musica rock, quasi volendo citare una sorta di musicista esecutore demoniaco alla Paganini. Su altri momenti, sempre nei concerti, in cui anche per i giochi di luci legati ai suoni che vengono arrangiati per il concerto, quello che viene trasmesso, l'estetica che governa il tutto, è quella del sublime, ovvero sia quella di voler fare provare agli ascoltatori, agli spettatori, piacere nel dispiacere. E a proposito di sublime, Tiberio Snaidero, parliamo del senso estetico ricco di simbologie e di significati attraverso le copertine dei dischi Led Zeppelin. Certo, un qualcosa che vale sempre la pena ricordare è l'importanza proprio di potenza anche, della potenza sessuale nella musica, nella concezione e anche nell'artwork dei Led Zeppelin. Fin dal primo disco, da copertina del primo disco, in cui c'è inquadrato un Led Zeppelin, proprio un dirigibile che a causa di un incidente sta esplodendo, ma il modo in cui è scelta la foto, l'inquadratura e il fuoco, l'impressione che dà potrebbe essere anche quello di un fallo in erezione. Quindi mi sembra quasi che fin dall'esordio abbiano voluto mettere le cose in chiaro. Poi uno dei pezzi simboli che apre Led Zeppelin 2, che è sempre del 1969, si chiama Whole Lotta Love, con tutto il mio amore, si può tradurre qualcosa del genere, che è uno dei loro landmark, uno dei pezzi che li identificano, che ancora adesso è molto amato anche dai ragazzi di adesso, quelli che chiamano rock un po' più duro. È sempre nella scaletta c'è Led Zeppelin, sicuramente Whole Lotta Love. Qua è una sorta di love, non ha niente di romantico, ma è una metonimia per l'organo sessuale maschile. E se si ascolta con attenzione il testo o la voce di Plant, magari soccorrendosi con una trascrizione delle sue parole, Plant bisogna dire ha una dizione un po' particolare, essendo anche la musica in certi pezzi, come in questo, molto intensa, molto rumorosa, è quasi talvolta sovrastata da altri strumenti. Quindi certe parole, al di là della conoscenza della lingua inglese, possono sfuggire. Insomma, è una sorta di dichiarazione di intenti molto bellicosi in campo sessuale, molto aggressivi, che apparentemente dipingono il maschio come un dominatore e sembra quasi che maltratti o sia al limite dell'abuso della donna con cui ha un rapporto sessuale, perché questo viene descritto di fatto in Hold on Love.
Ma un'analisi più attenta, ed è questo che mi ha affascinato mentre lavoravo, sia della musica che degli arrangiamenti che le parole stesse, mette in luce come Plant, che ha una voce che copre diverse ottave e che in certe fasi della canzone dà l'impressione di recitare, di interpretare il ruolo anche di una donna, no? Di alternarsi nei ruoli, e alla fine si capisce che il discorso è un altro, ossia che la donna che adesso lui, a cui lui vuole dare una lezione, per così dire, a letto, è lei che è una donna dissoluta e promiscua che se la spassa in giro, e lui deve solo aspettare il suo turno. E quindi lei, la donna, ha una tale potenza sessuale, la donna della canzone, che alla fine del pezzo lui quasi la prega, ma no, ma adesso basta, come dire, non ce la faccio più, lasciami perdere. Tiberio Snaidero, ancora per qualche minuto prima di chiudere la nostra conversazione, qual è, visto che lei conosce la storia, il progetto, le Zeppelin, ovviamente la musica, qual è il brano a cui lei è più affezionato? Io sono affezionato ai brani che fanno quello che le Zeppelin sanno fare al meglio, ovvero sia ricordarci che siamo vivi, che siamo delle... riescono a lusingare la parte animale di noi stessi. Hollow the Love è uno sicuramente dei miei preferiti, però se proprio dovessi dire un solo nome, direi Kashmir, da Physical Graffiti del 75, perché al di là del coinvolgimento fisico, il ritmo però è più cadenzato e anche il modo di cantare è meno urlato rispetto a Hollow the Love, compendia proprio l'idea estetica del sublime che li caratterizza. Vi è come la sensazione che venga tratteggiata una situazione o una dimensione che è diversa da quella nota. Le parole alludono a un viaggio misterico per accedere alla sapienza, e la canzone è strutturata in maniera volutamente ripetitiva. Ci sono tre riff che si ripetono negli 8 minuti della canzone dall'inizio alla fine, e non si vorrebbe mai che finissero. Riescono a creare un'atmosfera altra in cui è bello naufragare. La filosofia dei Led Zeppelin, edonismo vitalista e volontà di potenza, è il libro, ricordiamo, pubblicato da Mimesis nella collana dedicata alla musica contemporanea. Tiberio Snaidero lo ha scritto e noi lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora, Tiberio Snaidero. Grazie a lei.